Connessi ma liberi, torna l'appuntamento dedicato alla comunicazione, ai media, in particolare al Vangelo con la rete, con Fra Ruggero D'Oronzo. Grazie per essere qui e grazie soprattutto per la tua disponibilità. Grazie a voi, è ormai il terzo appuntamento, no, con Tele Padre Pio. Abbiamo più volte parlato della comunicazione, della rete e credo che le persone che ci seguono hanno trovato grandi benefici, infatti ce ne hanno parlato, molti hanno scritto e per questo vi ringrazio di aver voluto continuare questa esperienza. Noi non siamo mai entrati in quella che è stata la tua vita personale, perché non cominciare proprio da lì, conoscendoci un po' e soprattutto da quello che è stata la tua vocazione, tu sei frate minore cappuccino, da che anno? Beh, dal 95, 95. quindi qui non sembra, se non sì, ormai sono tanti anni. E proprio nel percorso francescano cappuccino ho trovato, diciamo, una serenità di vita, una possibilità di essere felice, perché in fondo questo tutti noi cerchiamo. E in più, mentre facevo questo percorso, ho cambiato anche studi, perché prima di essere frate mi ero orientato verso la giurisprudenza, la legge. Ma Tu poi, sei laureato in giurisprudenza? sì, ma poi il Signore mi ha ispirato che forse dovevo occuparmi della comunicazione e quindi ho voluto approfondire il tema della comunicazione con degli studi specifici e soprattutto credo che oggi sia qualcosa di fondamentale, ecco, entrare nei meccanismi della comunicazione per poter evangelizzare. E dunque, anche San Francesco, no, veniva chiamato l'araldo di Dio, cioè colui che andava per le strade ad annunciare, il banditore. Ecco, a quel tempo c'era il banditore, quindi San Francesco è stato identificato così. Oggi gli strumenti sono cambiati, ma la necessità di evangelizzare è la stessa, quindi si può essere francescani e occuparsi di comunicazione. Non solo teologia, scienze della comunicazione, tra l'altro hai fatto anche una laurea anche una laurea specialistica in scritture giornalistiche e multimedia, giusto? Sì, Multimedialità, perdona. sì, sì, sì. Beh, diciamo, sono giornalista, pubblicista, per cui il tema della comunicazione mi è molto caro. Dirigo alcune riviste interne all'ordine e mi piace scrivere, comunicare e parlare in televisione anche, come Anche vedete. comunicare, utilizzare questo strumento che abbiamo a disposizione per parlare ed in modo particolare lanciare determinati messaggi. Ecco, quando parliamo di comunicazione, che cos'è la comunicazione? Esiste una definizione? Tu poni una questione veramente importante, ma veramente difficile da rispondere. Perché vedi, ci sono alcune realtà umane che sono talmente connaturate con la nostra esistenza, talmente vicine a noi, noi le viviamo tutti i giorni, tutti i momenti, ma difficilmente riusciamo a dare una definizione. Per esempio, Sant'Agostino si è interrogato sul tempo e lui diceva: che cos'è il tempo? Il tempo noi lo viviamo tutti, eppure lui se ne è uscito così. Ha detto: se qualcuno non me lo chiede, io lo so che cos'è il tempo, ma se qualcuno me lo chiede, non lo so più. Perché è davvero difficile dare una definizione. Molti studiosi si sono interrogati proprio sulla comunicazione, che cos'è la comunicazione. E siccome lo hanno affrontato questo tema da prospettive diverse, no? Possiamo pensare alla sociologia, ma anche alla psicologia, e ognuno appunto affronta il tema della comunicazione da prospettive diverse, quindi trovare una definizione valida per tutti è molto difficile. Piuttosto io credo sia utile interrogarsi sul perché noi comunichiamo, perché noi comunichiamo e da quello poi risalire ad una possibile definizione. Definizione. E
uno di solito risponde a questa domanda. Noi comunichiamo per trasmettere delle informazioni, ma io mi domando, è proprio così? Noi vogliamo comunicare per trasmettere, per tirare fuori da noi qualcosa e darlo agli altri? Sicuramente questa è una dinamica all'interno della comunicazione, ma non è tutto, perché immagina se uno volesse solo tirare fuori da sé e riversare sugli altri quello che ha dentro, si potrebbe pure pensare che sia uno squilibrato, perché è uno che vuole solo ha questa esigenza di tirare fuori da sé e buttare sugli altri informazioni o far vedere la sua cultura, non so. E allora non si comunica per questo principalmente, ma si comunica piuttosto per ricevere delle informazioni. Cioè, noi stiamo facendo questa trasmissione, ma per noi è importante quello che avviene nel pubblico, mm-hmm. no? Non è importante quello che noi riusciamo a dire, ma è importante come chi ci ascolta riceve queste informazioni, le elabora mm-hmm. e a sua volta ci trasmette quello che oggi si chiama feedback, no? Un ritorno che ci fa capire che qualcosa si è modificato in loro. Non so se sono stato chiaro. Cioè, per noi è importante che negli spettatori, in coloro che ci ascoltano, avvenga una modificazione. Cioè, prima non sapevano delle cose, adesso le sanno. Ma del resto tutta la comunicazione viene svolta per questo fine. Pensiamo ai cartelli stradali. Perché vengono messi i cartelli stradali? Perché il guidatore, vedendo quel cartello, cambi il suo atteggiamento, no? Magari voleva andare in un senso e il cartello gli dice no, devi andare nell'altro senso. Quindi il cartello sta comunicando e chi guarda il cartello modifica il suo atteggiamento. Dunque si comunica non per trasmettere delle informazioni, non tanto per trasmettere delle informazioni, ma perché chi ascolta modifichi il suo atteggiamento. E dicevo, perché è difficile dare una definizione di comunicazione? Perché riguarda proprio la natura umana. Noi siamo comunicazione, l'essere umano è tutto comunicazione. E perché siamo comunicazione? Perché noi crediamo che siamo stati creati da Dio e il nostro Dio è un Dio che comunica. Lui ha questa esigenza di entrare in relazione con gli uomini. Ci ha creati a sua immagine e somiglianza, ma qual è l'immagine e somiglianza di Dio? Innanzitutto il fatto che Lui vuole parlare. La Bibbia si apre con queste parole: Dio disse, sia la luce, no? E la luce fu. Per cui Dio è un Dio che parla. Il nostro Dio si è manifestato in Gesù Cristo, la parola, il Verbo, proprio come un comunicatore, colui che vuole entrare in relazione con noi e vuole che in noi avvenga una modificazione, ecco, ci sia una conversione, un guardare a Lui e dire: bene, non è questa la strada da seguire, ma devo orientarmi di più verso il Dio che mi ha creato. E cominciamo da oggi a trattare la tematica di Chiesa e comunicazione. Lo faremo attraverso i messaggi della giornata dedicata proprio dalla Chiesa ai mass media delle comunicazioni sociali, e lo facciamo partendo dal 2017. Non temere perché io sono con te, comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo. In un comunicato a commento al tema, la Segreteria per le comunicazioni ha osservato che anestetizzare la coscienza o farsi prendere dalla disperazione sono due possibili malattie delle quali può condurre l'attuale sistema comunicativo. È possibile che la coscienza si cauterizzi, così ricorda Papa Francesco nella Laudato Si, a causa del fatto che spesso professionisti, opinionisti e mezzi di comunicazione, operando nelle aree urbane distanti dai luoghi di povertà e dei bisogni, vivono una distanza fisica che spesso conduce a ignorare quelli che sono
sono i veri drammi. È possibile, prosegue la nota, la disperazione invece quando la comunicazione viene fatta uno spettacolo, diventandola talvolta vera e propria strategia per attirare telespettatori. Ma in mezzo a tale frastuono si ode invece un sussurro: non temere, perché io sono con te. Nel suo figlio Dio si è reso solidale in ogni situazione umana e ha rivelato che noi non siamo mai soli, perché abbiamo un padre che non si dimentica mai dei propri figli, diventando così, per chi lo voglia, luogo di comunicazione attraverso la Chiesa, luogo di comunione con la luce e con la vita. In ogni avvenimento cerca di scoprire cosa accadrà e cosa succede tra Dio e l'umanità. Noi cristiani, conclude il comunicato, abbiamo una buona notizia da raccontare, perché contempliamo fiduciosi l'orizzonte del Regno. Il tema della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali di quest'anno è un invito a raccontare la storia del mondo, la storia di uomini e donne, secondo la logica della buona novella. E terminiamo qui questo nostro appuntamento dopo aver visto questa scheda che un po' ci ha anche introdotto il tema della comunicazione. In questo nostro primo appuntamento un saluto, un ringraziamento a Fra Ruggero che ci accompagna in questo itinerario di viaggio tra le varie forme di comunicazione. Qual è il tuo messaggio, così in sintesi, sulla comunicazione? È che non dobbiamo isolarci dal mondo, ma dobbiamo comunicare. Se anche ci isoliamo per un tempo, dovrebbe essere per comunicare con Dio principalmente, e poi da Dio ricevere forza per comunicare con tutti quelli che ci sono intorno. Grazie, Fra Ruggero.